Sta accadendo in Parlamento è un fatto assolutamente grave. Alla Camera dei Deputati si sta discutendo la manovra di bilancio, in realtà la maggioranza con una forzatura non ci sta facendo discutere la manovra di bilancio in commissione bilancio come prevede la Costituzione, come prevedono le regole democratiche, e soprattutto siamo di fronte ad una manovra di bilancio nella quale l'attività che viene data all'opposizione è nella sostanza limitata, se non limitatissima. Ci sono problemi all'interno della maggioranza, non arrivano gli emendamenti. Quando arrivano gli emendamenti scopriamo che nella sostanza riscrivono la manovra di bilancio. Ci sono tanti passi indietro, basterebbe guardare al POS, che era una bandiera di questo governo e che repentinamente è stato eliminato, senza contare però tutto quello che manca. Nulla su Opzione Donna, nulla sulla sanità pubblica, nulla sui lavoratori dello spettacolo e l'indennità di discontinuità su cui in tanti avevamo lavorato. Mancano veramente risorse, ma mancano risorse per i più fragili e mancano risorse per quelli che oggi sono più in difficoltà di fronte alla crisi e di fronte all'inflazione. Noi abbiamo gridato a viva voce, diciamo così, la nostra anche volontà di aiutare la maggioranza a trovare una condivisione sugli emendamenti più importanti, eppure ad oggi questa condivisione non c'è, ma non per scelta nostra, non c'è perché la maggioranza si è chiusa in se stessa, il governo non c'è, non viene fisicamente il MEF a lavorare in commissione bilancio sugli emendamenti, non c'è, è la prima volta che accade, non c'è nessuno dei funzionari del MEF, non c'è un sottosegretario che sia in grado di dirci quello che sta succedendo, e questo è un fatto gravissimo, lo è tanto più di fronte ad una manovra di bilancio che anche per i tempi con cui si è arrivati fin qui meritava maggiore attenzione, meritava anche una maggiore condivisione da parte della maggioranza. Per noi questo atteggiamento è assolutamente inaccettabile. Senta, al momento quali sono le tempistiche? Vi hanno dato dei termini? Allora, nell'ufficio di presidenza per la prima volta il presidente della commissione bilancio si è preso la responsabilità di chiudere le porte della commissione bilancio alle opposizioni, per cui hanno deciso da soli, con i soli voti della maggioranza, di arrogarsi il diritto di riconvocarci in serata dopo che hanno chiuso le loro trattative. Abbiamo chiesto al Presidente della Camera, nell'occasione della Capigruppo, gli abbiamo chiesto con forza di chiedere al Presidente della Commissione Bilancio di riconvocare l'Ufficio di Presidenza, di riconvocare la Commissione Bilancio, perché noi vogliamo lavorare alla manovra di bilancio, non possono impedirci di farlo. Quindi il rischio è che non si vada in aula il 21 e che si possa posporre? Allora, la Capigruppo verrà riconvocata questa sera. Al momento non ci sono le condizioni per stabilire in quale data la manovra di bilancio può arrivare in aula. Non ci sono le condizioni, ma non tanto e non solo per noi, che come abbiamo detto abbiamo dato la nostra disponibilità. Credo che chi di voi le ha seguiti i lavori della Commissione Bilancio abbia visto che nelle ultime 72 ore noi siamo stati lì fissi a discutere di emendamenti che sono stati tutti regolarmente bocciati e per i quali non ci sono pareri neppure su quelli della maggioranza, cioè non ci sono i pareri neanche per gli emendamenti della maggioranza. Noi più di questo non sappiamo cosa fare. È chiaro che sono in difficoltà, è chiaro che hanno gestito malissimo la manovra di bilancio ed è altrettanto chiaro che i tempi sono ridotti. Stasera il Presidente della Camera ci ha chiesto un'ulteriore valutazione che farà dopo aver sentito il Presidente della Commissione Bilancio e dopo aver sentito, immagino io, la maggioranza per capire quello che è possibile fare. Quel che è certo è che sono saltate tutte le ipotesi che erano fin qui previste. Noi questa sera alle 24 avremmo dovuto dare il mandato al relatore. Assolutamente non è possibile. Se tutto andrà bene, probabilmente nella giornata di domani questo mandato verrà dato, ma perché si sarà trovata, spero, una condivisione o semplicemente perché la maggioranza avrà deciso di darglielo senza le opposizioni. Ma la Capigruppo la fate praticamente prima della ripresa dei lavori della Commissione stasera? No, noi abbiamo chiesto che il Presidente si faccia carico di chiedere al Presidente, che il Presidente Fontana si faccia carico di chiedere al Presidente della Commissione Bilancio di riconvocare l'Ufficio di Presidenza della Commissione Bilancio il prima possibile. Ci ha detto che l'avrebbe incontrato, che ne avrebbe discusso e dopodiché probabilmente avremo di nuovo la Capigruppo. A quale orario io adesso non ve lo so dire. Senta, Italia Viva parla di emendamenti, di molti emendamenti inammissibili dal loro Ma allora, noi faremo come le altre opposizioni una missiva al Presidente Fontana perché se ne faccia carico, c'è una forzatura palese, ci sono degli emendamenti del governo che sono palesemente inammissibili in quanto lo stesso governo scrive che sono ordinamentali, come alcuni di voi sanno se sono ordinamentali non entrano in manovra di bilancio, eppure sono stati ammessi, quindi noi questo lo abbiamo rilevato, ma abbiamo rilevato anche un'altra cosa,
che alcuni degli emendamenti del governo sono palesemente gli emendamenti delle opposizioni, solo che se ne fa carico il governo senza neppure discutere e dare un parere su quelli delle opposizioni. Non mi pare questo un atteggiamento per arrivare ad una condivisione. Sa se ci sono delle polemiche tra il ministro Giorgetti e la sua stessa maggioranza? Beh, intanto oggi pomeriggio si devono vedere per informare i deputati della maggioranza che il famoso tesoretto di 400 milioni non c'è più e che pertanto se avevano fatto i conti su alcune questioni legate alla maggioranza devono rifarli perché non ci sono più quei fondi perché li ha usati il governo. Quindi del tesoretto quanto è rimasto, Presidente? 200 milioni? No, 100 milioni. 200 milioni? No, 200. 200.